Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag che si intitola Se potessi. È stato ideato da Alice Channel, però io l'ho visto sul canale di Consigli Smart. Ovviamente vi lascio entrambi i link dei canali giù in info box. Partiamo subito con la prima domanda. Se potessi andare in viaggio, che posto sceglieresti? Dunque, diciamo che quest'anno per i viaggi è un po' particolare perché io avevo tanti progetti di viaggio in realtà, però poi con il Covid purtroppo ho dovuto rivedere tantissimo tutti i progetti che avevo. Diciamo che quest'anno forse sceglierei l'Italia, anche per un discorso proprio di supporto alla nostra nazione che ha visto davvero tanta crisi, perché a livello economico e sanitario c'è stata una crisi enorme, quindi per aiutare un po' il settore del turismo in Italia sceglierei sicuramente una meta italiana, probabilmente la Toscana, nella zona di Siena, mi piacerebbe ritornare in quelle zone lì. Però, se dobbiamo invece parlare dei progetti di viaggio che io avevo, in realtà erano tanti. Volevo andare in Polonia, volevo andare a Corfù e poi volevo andare nella zona del Luberon, che è una zona che si trova in Francia, che è famosa perché ci sono le cave di ocra, e volevo andare a vedere questi tre luoghi. Purtroppo non sarà possibile e quest'anno ridimensionerò un po' quelli che erano i miei progetti di viaggio. Ma appena possibile, ovviamente, questi tre luoghi che ho citato li voglio assolutamente vedere. Domanda 2. Se potessi scegliere dove vivere, dove vivresti? Io vivrei esattamente nella città in cui vivo. Io sono di Genova, mi piace tantissimo la mia città, mi trovo benissimo e quindi assolutamente io sceglierei di restare a vivere dove sto già vivendo in realtà. Però se proprio dobbiamo metterci una seconda scelta, quindi parlare di una città che non è la mia attuale città, vi posso dire che mi piacerebbe vivere in Francia, nella zona della Provenza, quindi nel sud della Francia. Domanda numero 3. Se potessi ricevere una carta piena di soldi, che utilizzo ne faresti? Cercherei di fare sicuramente dei buoni investimenti per il futuro. La prima cosa in assoluto che farei è un fondo pensione, magari un po' corposo, quindi versando una cifra importante, in modo da potermi poi ritrovare, quando sarò più anziana, una buona pensione che mi potrebbe permettere di vivere bene. Poi farei sicuramente un'assicurazione sanitaria che mi possa consentire, qualora dovesse essere necessario, di avere delle cure, magari nelle migliori cliniche, quindi sicuramente penserei a quello. Poi sicuramente penserei a comprare una casa più grande. Io adesso ho una casa veramente minuscola che non ha assolutamente vista perché io vedo la strada e il muro della chiesa perché ho la chiesa davanti. Quindi non ho una vista bella, aperta, spaziosa, ho un poggiolo molto piccolo, quindi insomma è una casetta, diciamo così. Però se avessi le possibilità mi comprerei magari un bellissimo attico vista mare con tanto spazio, con un bel terrazzo enorme e quindi sicuramente farei una cosa del genere. E poi ovviamente mi toglierei anche qualche sfizio, farei magari molti più viaggi rispetto a quelli che faccio adesso, farei il giro del mondo perché il mio sogno nel cassetto, diciamo così, è fare il giro del mondo. Però la realtà delle cose è che io una carta piena di soldi in regalo non l'ho ricevuta. Quindi con le mie attuali finanze tutte le cose che ho elencato non le posso fare, ma non si sa mai nella vita perché finché siamo vivi siamo sempre in tempo a diventare ricchi, non si può mai sapere. Un po' di speranza almeno lasciamola. Prossima domanda: se potessi cambiare qualcosa del tuo passato, cosa cambieresti? Questa è una bella domanda, perché a caldo mi verrebbe da rispondere cambierei questo, cambierei quello, cambierei quell'altro, ma poi se ci rifletto con calma mi rendo conto che non cambierei nulla, perché sono tutte esperienze, quelle del mio passato, che hanno contribuito a farmi diventare la persona che sono oggi, a farmi avere le cose che ho ottenuto oggi. E quindi, anche se non è tutto perfetto e magari ci sono sempre dei margini di miglioramento, tutto sommato a me va bene quello che ho e mi va bene quella che sono. E quindi credo che lascerei tutto così perché poi quando si cambia qualcosa c'è il rischio che vengano modificate anche le cose che poi dovranno accadere nel futuro.
Quindi, più che concentrarmi su cosa cambierei nel passato, credo che sia meglio concentrarsi sul presente e agire in modo da avere un futuro migliore o comunque un futuro che sia più vicino possibile a come noi lo desideriamo. Quindi, non è saggio concentrarsi sul passato, è meglio agire nel presente, secondo me. Prossima domanda: se potessi cambiare colore di capelli, cosa faresti? Io ho cambiato tante volte colore di capelli, sempre delle tonalità di rosso, dal più chiaro al più scuro, e quindi credo che resterei comunque su una tonalità di rosso. Per fortuna cambiare colore di capelli è una cosa alla portata di tutti, perché basta avere una tinta e si può cambiare colore. E quindi insomma credo che siano le cose semplici della vita queste, anche se ottenere il rosso che io volevo in realtà non è stato molto facile. Avevo anche fatto un video dedicato a questo proprio perché avevo avuto delle difficoltà. Magari se in fase di editing me lo ricordo, ve lo lascio in info box o nelle schede. Comunque andiamo avanti con le domande. Se potessi vedere il tuo futuro, lo guarderesti o lasceresti stare? Dunque, questa domanda è un po' particolare da fare a una persona che interpreta i tarocchi. Diciamo che io con i tarocchi una sbirciatina al futuro la posso anche dare, però io credo che questa domanda sia intesa in un altro modo, quindi non fare le carte ed interpretare un possibile futuro, ma io credo che intendano se io potessi vedere con certezza il mio futuro, se lo guarderei oppure no. In realtà credo di no, perché poi vedere il futuro secondo me può influenzare il presente, perché mettiamo il caso che magari vedo qualcosa che mi disturba, che non mi piace, che mi spaventa, poi magari mi lascio condizionare e comincio a cambiare anche delle cose nel presente per evitare magari che succeda quella determinata cosa. E credo che poi si viva male, quindi è meglio non sapere nulla e vivere la propria vita secondo quelli che sono i propri desideri, secondo le cose che crediamo giuste, e stare tranquilli perché tanto il futuro, quando deve arrivare, arriva, ma cerchiamo di goderci il più possibile il presente. Prossima domanda: se potessi dire tutto in faccia alle persone, lo faresti? Dunque, io posso già dire tutto in faccia alle persone, io credo che nessuno me lo impedisca. Il punto non è dire tutto in faccia alle persone, il punto è il modo in cui certe cose si dicono in faccia a qualcuno. Quindi io penso di poter dire alle persone tutto quello che mi va di dire, però quello che fa la differenza è la modalità di comunicazione, quindi cercare di dire le cose, anche magari quelle che possono dare fastidio, anche quelle che non mi piacciono, quelle che mi hanno turbato, ma sempre con gentilezza, con delicatezza, senza ferire, senza aggredire e quindi cercare di rendere questo dialogo costruttivo, quindi cercare da quel dialogo di migliorare le cose, non di peggiorarle, magari offendendo o risultando aggressivi. Quindi sono convinta che tutti quanti possiamo dire tutto in faccia alle persone, ma dobbiamo stare attenti al modo in cui comunichiamo determinate cose. Domanda numero 8. Se potessi scegliere tra un armadio pieno di vestiti e una marea di trucchi, cosa sceglieresti? Considerando che io ho già una marea di trucchi, perché ne ho veramente tantissimi, tra rossetti, matite, ombretti, mascara, ho veramente di tutto e di più, credo che sceglierei un armadio di vestiti. Non tanto perché io non abbia vestiti, perché anche di quelli vi assicuro che ne ho tantissimi. Però forse i vestiti mi attirano molto di più, mi piacciono di più, poi cambiano anche le mode, magari esce qualcosa di particolare che l'anno scorso non c'era, quindi sicuramente andrei a scegliere un armadio pieno di vestiti. Domanda 9. Se potessi scegliere di diventare qualcun altro, chi sceglieresti? Io non vorrei mai diventare qualcun altro, mi va benissimo restare quella che sono, con i miei pregi e con i miei difetti, però sono io, è la mia vita, sono le mie scelte, la mia personalità, il mio carattere, non mi piacerebbe assolutamente essere catapultata dentro ad un'altra persona o ritrovarmi nella vita di qualcun altro, assolutamente no. Domanda 10. Se potessi scegliere di togliere qualcosa dal mondo, cosa toglieresti? Io toglierei le malattie e la sofferenza fisica. Poi
Quindi spazzerei proprio via qualsiasi tipo di malessere fisico, qualsiasi tipo di dolore fisico e qualsiasi tipo di malattia. Farei proprio una sanificazione completa in questo senso, in modo da poter essere tutti sani e con un'energia fisica, con un benessere fisico che ci possa permettere davvero di fare qualsiasi cosa. Perché ricordatevi che la salute quando c'è si dà per scontata, però quando qualcuno la perde si rende conto di quanto era fondamentale. Io credo che quando una persona sta bene di salute, sta bene fisicamente, possa davvero riuscire a fare tante cose, ma quando ci sono dei malesseri fisici, ci sono dei dolori, ci sono delle difficoltà a livello di salute, a livello fisico, anche le cose più semplici possono diventare veramente molto molto pesanti. Quindi se io avessi una sola possibilità di togliere qualcosa dal mondo, sicuramente toglierei tutte le malattie, tutta la sofferenza, fisica o comunque di salute. Ultima domanda, se potessi fare qualcosa in questo momento, cosa faresti? Beh, per fortuna in questo momento ho la possibilità di fare tante cose, posso scegliere fra varie attività, diciamo così. Però io credo che questa domanda sia intesa qualcosa che magari in questo momento per una serie di ragioni non posso fare. Quindi quello che farei in questo momento è prendere il mappamondo, farlo girare a caso, puntare il dito su un posto qualsiasi, sperando che non capitino ovviamente zone di guerra o zone dove non è possibile andare, prendere un aereo e volare in quella parte del mondo. Questa è una di quelle cose che fa parte comunque delle mie passioni, dei miei sogni nel cassetto, perché per me il vero piacere della vita è il viaggio. Viaggiare è il grande piacere della vita per quanto mi riguarda. Quindi ovviamente darei seguito a quella che è la mia grande passione, che sono i viaggi. Ovviamente sempre armata di macchina fotografica. Bene, questa era l'ultima domanda. Io taggo tutto. Perché non so chi ha già fatto questo tag, chi ancora non l'ha fatto, quindi insomma, tutti quelli che non l'hanno fatto, se ne hanno voglia, io sarò contenta poi di andarlo a vedere sul vostro canale. Come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.